con il nostro super mister Ezzolino Capuano alle soglie oggi pomeriggio alle 16:30. Giocheremo con il Teramo per partire dal dispiacere dell'addio di Tremolada. Sì, è un giocatore importante. Quando l'ho portato, però, qualcuno mi criticava perché non giocava da 4 mesi. Era infortunato. Infortunato, quindi poi uno che prende delle scelte bisogna avere il coraggio, no? Poi, sai, sono 2 anni e non solo, diciamo i 2 anni di Arezzo che a Napoli si dice uno le incarra tutte, no? E quindi questa è stata un'altra grande scommessa vinta. Lui, io ho parafrasato uno dei poeti più notevoli quando studiavo, Giacomo Leopardi, che parlava quando il sole va calando, no? Parlava del crepuscolo, finisce in un breve mito crepuscolo. Io gli ho fatto rivedere l'alba a questo giocatore, no? Quindi sì, lui è un ragazzo eccezionale, un giocatore fortissimo, e purtroppo va via. Bello ha dichiarato che non andrebbe per nessun motivo in un'altra squadra se non di categoria superiore, quindi un attimo diamo un zinzino di scusante. Senza ombra di dubbio, se dovessi andare in un'altra squadra di Lega Pro penso che sia molto ingeneroso per una piazza che gli ha dato tanto. Lui merita categorie superiori ed è giusto che vada. Senti Eziolino, hai intenzione di usare una parola brutta, ma di impiegare ancora questo Bismarck, questo piccolo Balotelli come l'hai definito te? Non so se perché già giovane ti fa incazzare oppure no, se già giovane alla classe. No, Balotelli solo per caratteristiche calcistiche e fisiche, ha un cervello totalmente diverso nella maniera più assoluta. Cioè, è un ragazzo eccezionale. Bismarck è un'altra scommessa che abbiamo fatto, no? Io l'ho del Chievo, vero? E del Chievo. Io l'ho preso per rafforzare, non prestito, abbiamo anche un diritto di riscatto. E io ho preso sto ragazzo perché tengo moltissimo alla Beretti e spero di mettere il tricolore sulle maglie l'anno a venire, quindi non solo vince il campionato ma addirittura diventare campioni d'Italia. E lo faccio allenare con la prima squadra, però il mio interesse è che lui ci dia una grande mano nella Beretti. In 3 parole stasera la pericolosità del Teramo, che al di là della penalizzazione è un'ottima squadra, è la squadra più forte. L'ho detto, sì, loro magari avranno avuto problemi, il fatto che sono stati retrocessi d'ufficio, la penalizzazione, però una squadra faraonica, secondo me è la squadra più forte in assoluto. Quindi se vinciamo siamo i più forti noi? No, noi vogliamo continuare a sognare, vogliamo continuare a giocare un buon calcio, vogliamo continuare a far felice la gente. Grazie, prego, in bocca al lupo. Crepi.